Le sorpresine sono sempre più belle, le più belle di tutti. Chiudo la finestra perché sennò c'è un macello. Parco giochi, gridano. Guarda, guardalo, appena detto. Chiudo. Di sabato sera, lo so, per il massacro di sabato sera, ma ho avuto un bel po' di richieste, quindi stasera, con tutto che ero bello spaparacchiato, col mio sigaro, ciao Uccio, e con la mia birretta, una diretta me la faccio, perché in ogni caso devo sbarbarmi. Natale Alfano, carissimo, so che stai andando in vacanza, mi fa piacere. Ciao Giovanni, quel lì, ciao carissimo, ciao Massimiliano, per la tua felicità. Ciao Giovannuzzo, per la tua felicità oggi proverò il tuo prodotto. Ciao Peter. Allora ragazzuoli, stasera useremo, importante, innanzitutto una richiesta che mi avete detto voi. Usiamo uno chavette, quindi lamettina di rasoio, visto e considerato, dici minchia, ma fai solo ed esclusivamente mano libera. Stasera faremo lo chavette. Ciao Piera. E praticamente useremo come crema da barba, per la felicità del buon Massimo Calabresi, Joe Slow. Ragazzi, questa è una crema, diciamo, che non ha bisogno di montaggio, va spalmata in faccia. Quindi, essendo che l'altro giorno abbiamo provato la Lush, praticamente faremo una bella comparativa di differenza. La Lush, se non ricordo male, aveva sentori agrumati, se non dico una cagata, che era questa qua. Vi ricordate che abbiamo provato questa qua? E onestamente mi è piaciuta, perché la sensazione di velocità che mi ha dato e di, diciamo, protezione è stata tanta roba. Ciao Damiano. Mentre questo qua, Jean Slow, ha una profumazione di rosa, però nello stesso tempo, ciao Michele, nello stesso tempo ha il mentolo, quindi ti dà quell'effetto fresco. Lo andiamo a usare, ovviamente sono con lo chavette, quindi stasera magari ci le dico un po', perché voi lo sapete, io con lo chavette non è che mi diverto più di tanto, però me l'avete chiesto in tante, visto che faccio solo ed esclusivamente il mano libera. Allora ragazzuoli, il rasoio si presenta così, ve lo faccio vedere, aspettate un attimo, tac, guardate un po', ci siamo? Lo apriamo, abbiamo spezzato la lametta, la vado a chiudere. Il rasoio si presenta così, ha gli angoli di sicurezza, questo è un vanta. Ora, se voi lo guardate, che lo mettete a linea, praticamente la lama, diciamo che sporge più da una parte, tecnicamente, ma è quel ciccinino, ma vi posso assicurare che taglia da tutti e due i lati, in maniera perfetta. Ciao Baiamonte, ciao Turi! Quindi ragazzuoli, andiamo a provare questa crema qua, visto che il buon Massimo me l'ha massacrata, è strepitosa, è troppo buona. Si presenta così, a cremone, profumazione ragazzi di rosa, e ci sento il mentolo. Dicono che praticamente la posso già usare in diretta, e me la metto così, vediamo un po', non mi bagno neanche la faccia, non me la voglio bagnare. Quindi vediamo un pochettino come si comporta, visto che, considerato che loro dicono così, il buon Massimo mi ha detto vai che godi, è strepitosa, eccezionale, numero uno del mondo, del pianeta. Fabio Formosa, ciao Fabiuccio, questa sera non si monta, sto provando una crema istantanea americana che i produttori ti dicono di metterla direttamente sul viso, così, ti faccio vedere l'etichetta, poi pubblico, diciamo, lo slogan, però va così, messa in faccia. E praticamente si lascia agire il tempo che ti sistemi un po' tutto, e poi dopo ti irradi senza bisogno di fare schiumata. Allora, già provando la lascia, ragazzi, una velocità di esecuzione incredibile. Però dico sempre, la montata, il pennello è un'altra roba, ma se uno va di fretta, ciao Giuseppe, sono prodotti che veramente, ragazzi, fanno la differenza, perché la velocità che hanno e soprattutto il post rasatura che mi ha lasciato ultimamente, mettine di più, di più no, non ne posso mettere una tonnellata. Tutto questo perché il buon Massimiliano Calabresi è rimasto strabiliato di questo prodotto e mi ha detto praticamente no, lo devi provare, e me l'ha spedito. Quindi io la sto mettendo in faccia, non ne metto di più perché compa, non è che ne devo mettere di più, devo mettere secondo me la porzione giusta, che tecnicamente è giusta per usarla.
non voglio essere influenzato, non mi influenzare. Ciao Marco, non mi influenzare, vediamo che succede. Allora, innanzitutto già nelle dita stesse sento una certa grassezza del prodotto. E con lo spalmato che mi sono fatto non vi nascondo che già sento il mentolo che incomincia un pochettino a prevalere. Visto che loro consigliano neanche di usare il pennello, proprio specifica del produttore. No, lo usiamo così. Quindi una crema veloce. Mi levo la scusa, mi stavo pure le basette. Una crema veloce, loro indicano. Da tutti i giorni. Vediamo un po'. Lascio giù. Sal genovese, sal. Vediamo che succede con questa crema rapida. Siamo solo a 16 km di distanza e ancora non ti ricambi. Ciao sal. Ciao Nedo. Ragazzi, scusate se non faccio i post, diciamo, annunciativi della diretta, ma momentaneamente sto combattendo con una sciatica che mi sta ammazzando. E sono sempre... la faccio o non la faccio, perché se non mi faccio la punturina e mi calma il dolore, non mi posso muovere. Quindi, perdonatemi. Mi avete tempestato di messaggi. Ragazzi, io vi penso sempre. I prodotti arrivano e noi li proviamo. Il problema è solo ed esclusivamente... che momentaneamente la mia pellaccia non è perfettamente in forma. Io penso che ci siamo. La lascio agire quel tempo giusto. Ovviamente, ragazzi, stasera non uso il mano libera, ma uso lo sciavette. Questo è considerato Vittorio Fiorenza, carissimo. In tanti mi avete chiesto, ogni tanto lo sciavette uselo, facci capire un pochettino come si muove o come si gestisce. Ragazzi, la differenza è ben poca dal mano libera. Ovviamente, essendo che la metta ha meno pressione, e diciamo, questo, diciamo, che ti permette, diciamo, meno errori del mano libera. Ovviamente, se il mano libera è affilato a bestia, anche quello te fotte, però diciamo che con questo puoi fare meno. Già sento il mentolo, lo sento, non mi condizionare. La metta che abbiamo montato sul Vanta a straverde. Grego, tu lo sai come la penso io. Per me la montata di pennello è tutta magia, è tutto quello che ti scatena le percezioni olfattive e poi vai alla rasatura. Se questo qua però può essere un modo da consigliare veloce, visto che l'altro giorno la Lush mi ha stupito veramente, sia come scorrevolezza di lama, sia come post rasatura, ovviamente sarà carico di silicone, di qualcosa, perché ti lascia la pelle che è un velluto. Però magari se sei fuori, invece di portarti pennelle e cose, ti porti un vasettino per farti una barba così, alla fine, secondo me, per velocizzare si potrebbe fare. Ciao Alessandro. Ragazzi, vado e vediamo che succede. Ovviamente, barba di 2 giorni. La scorrevolezza c'è. Ovviamente questo già differenzia dalla Lush, perché ha la frescura, che non vi nascondo che è molto piacevole. È una cosa strana, perché sono due profumazioni molto particolari, perché la rosa con la menta onestamente non si può sentire. Però non vi nascondo che è piacevole. Ciao Paoletto. Ragazzi, la scorrevolezza c'è. Cioè, senza massaggiare, senza niente, senza inumidire. Onestamente la barba me la sta facendo fare. Andiamo di basettao.
ragazzi, funziona. Queste cazzo di creme istantanee funzionano. Per carità, ti tolgono la magia dell'insaponata, però hanno una protezione, una scorrevolezza incredibile. Cioè, proprio lo senti. Lo senti. Non vi nascondo che questo è molto piacevole, perché la profumazione di mentolo che ha è molto piacevole anche sulla faccia. Garriti Massimiliano, ma Massimiliano è buona, per carità. Funziona, ragazzi, funziona. Queste creme veloci funzionano. Per carità, ti ripeto, si perde la magia dell'insaponata, dell'impatto olfattivo che si ha col montaggio. Ciao De Fazio! Però il prodotto funziona, ragazzi. C'è poco, c'è un cazzo da fare. Funziona. Ragazzi, quando usate lo sciavette, mi raccomando, mano leggerissima. Un consiglio che posso darvi a tutti quelli che si avvicinano allo sciavette: se avete possibilità, compratevene uno con gli angoli smussati, perché quelli che finiscono a punta, magari se non siete perfettamente bravini, che ci avete preso la mano, ogni tanto vi pizzicate l'orecchio. Questo qua, essendo che è protetto, diciamo che vi aiuta un pochettino. È sempre uno sciavetta, attenzione a rispettare l'attrezzo, però diciamo che tecnicamente vi dovrebbe fottere meno. Ragazzi, il prodotto c'è. Vi faccio la seconda passata. Vorrei provare il contropelo, però ho paura di farmi del male. Però voglio provare a che livello arriva, anche per darvi la migliore dritta possibile all'utilizzo del prodotto. Se capisco che mi sfalcio, mi fermo, promesso. Ma io ci provo, mi bagno un po' la faccia, che onestamente a secco a secco. Ciao Antonio! Ce l'ho fatta a direttare questa sera, dai. Allora, vado di prodottino. Tac. Ora che diciamo già ho fatto la prima passata, l'effetto menta, essendo che l'epidermi è un pochettino più, diciamo, lavorata, perché ci sono andato con la lametta, si sente un bel po' di più. Oltretutto ha anche una colorazione, diciamo, che ti permette pure, che se hai barba da rifinire qualcosa, ti aiuta. Non è che ho paura del contropelo, la mia pelle diciamo che non digerisce troppo il contropelo, non è una pelle che ama il contropelo. Non mi piace il fatto che facendo il contropelo poi la barba mi cresce dopo due giorni, dopo due giorni e mezzo, capito? Incomincia a spuntare. Preferisco che la barba mi cresca, diciamo, praticamente tutti i giorni, visto che faccio la barba a pelo. Me la sento molto più rilassata nel post rasatura e mi posso fare la barba più volte, così posso giocare con i miei profumi e aromi. Però non vi nascondo, ragazzi, voi lo sapete, io non ve lo consiglio mai il contropelo, perché... detto da persone che ne sanno di più di me e professionisti del settore, il contropelo non serve a niente. Mamma mia, sciatica, raffreddò tutto ciò. Allora, provati una messa.
mi sciacquo la mano, ovviamente usandolo con lo sciavetta a lametta si ha una prestazione, non vi nascondo che col mano libera è tanta roba. Sono prodotti, ragazzi, che hanno una scivolosità, una grassezza incredibile, quindi ti permettono una scorrevolezza della lama incredibile. Vado. Secondo pelo è andato. Ciao Antonio, ciao Fabio, buonasera ragazzi. Perdonatemi se non vi ho avvisato per la diretta, però purtroppo momentaneamente è un rebus. La sciatica non mi molla e quindi se sale il dolore mi devo fermare perché è incredibile. Mi sta portando noia momentaneamente, sto combattendo. Ragazzi, mi raccomando, ciao Beggio mio, ciao Antonio, mi raccomando ragazzi, tirate sempre la pelle. Allora, andiamo di contropelo qua. La tira, la tira. È una questione di facce. Posso garantire che la schiuma così la metto non scivola, ma se bisogna dire che prodotti usi. Perché se usi prodotti di un certo livello ti posso assicurare che la lametta scivola anche così. Però ovviamente non sono prodotti alla portata di tutti. Che qualche prodottino c'è importante che hai una scorrevolezza incredibile. Ragazzi, sono liscio perfetto col Vanta, una straverde, mano leggerissima ragazzi, diciamo che mi sono fatto solo due red point qua, ma è dovuto proprio a delle bollicine che ho, forse è dovuto alle punture che sto facendo, non lo so, mi sembra che sia una reazione proprio cutanea a livello anche del mangiare. Mi sciacquo, ragazzi, tutto questo l'abbiamo fatto diciamo con la mano tiepida, ora tutto quello che finisce la barba, acqua fredda, perché chiude i pori. Claudio Scarpante, ciao carissimo, benvenuto. Allora ragazzuoli, che dirvi, differenza con la crema
Lush ce n'è ben poca. Vi posso dire che siamo lì. Diciamo, la meccanicità del prodotto si equivalgono alla grande. L'unica cosa che la Lush ha quella profumazione agrumata e basta, mentre questa qua ha la particolarità che non vi nascondo che è molto buona come profumazione, perché è una profumazione di rosa con la menta, che sembra una cosa un pochettino nì, però non mi nascondo che è molto gradevole, non è persistente al massimo, no, quindi non ha una profumazione forte che magari a chi dà fastidio la profumazione troppo forte può dare fastidio, è una profumazione molto bilanciata, ma è molto gradevole, molto molto gradevole. La Straverde si è comportata perfetta, ragazzi, io sono perfettamente liscio, per fili, pizzetto perfetto, mi sono fatto qualche red point se si guarda qua, però se guardate sono tutte macchie rosse, non lo so ragazzi se sono dovute, momentaneamente sto facendo del Muscolin e della Voltaren per il fatto della sciatica, e quindi ho la pelle un pochettino, diciamo, non lo so ragazzi, è un po' irritata, non sto mangiando neanche male, ma penso che sia dovuto ai medicinali con questo caldo, la sudorazione. Allora, visto e considerato che mi sono fatto qualche piccolo red point, ma dovuto, ragazzi, sempre non a, né alla lametta né alla scorrevolezza del prodotto, vado a mettere l'allume di Rocca. Voi lo sapete, io non metto più quella pietra perché non, la pelle è un velluto, non c'è storia, ragazzi, c'è, si va a mettere subito all'Olimpo delle migliori creme perché ha un po' sta rasatura da velluto, ragazzi. Cioè, credetemi, se non avete una buona crema non si battono queste creme istantanee. Ovviamente, per gli innamorati dell'insaponata, del pennello, e quella è un'altra magia. Non ti nascondo che se io sono a casa è difficile che mi viene voglia di farmi la barba con un prodotto del genere, perché preferisco più l'insaponata, la bagnata, tutta la profumazione, mettere a mollo il pennello, perché ormai è un rito. Diciamo che è più un rito, però... Se devo andare di fretta, se mi devo fare una barba senza pennello, senza niente, ti metti una crema di questa qua, godi, perché c'ho la pelle che è un velluto. E ti ripeto, la pelle che te la viene lasciata così, solo con i prodotti di alta fascia. Vi dicevo, non metto l'allume, perché metto il Medisol. Il Medisol è un after, diciamo, o un dopo barba, chiamato così, che va a chiudere direttamente i pori, perché è a base di allume di Rocca, in più ha delle proprietà emolienti e causticanti se si è fatto qualche graffietto. Quindi, per non mettere l'allume in faccia, lo consiglio pure ai barbieri, ai professionisti, che l'allume non è igienico, lo mettono nella tua faccia, con questo qua che è liquido, secondo me è un tocca sana. La profumazione che lui ha una profumazione, ragazzi, di canfora, tipo di canfora, lo senti che è proprio un disinfettante. La sua profumazione ha una vita molto, molto breve, in modo che così poi ti permette di metterti l'after che a te piace di più istantaneamente. Non so se si vede, va subito a marginare quello che si è fatto. Ciao Peppino, gli do una sventuliata per levarmi quell'effetto alcol nella faccia e mi vado a mettere un after. Ora, sopra una rosa e sopra la menta ci devo mettere un qualcosa di mentolato. Alla rosa io non c'ho niente, però potrei mettermi sia un qualcosa di elegante, perché la rosa ha una profumazione elegante, e con la menta ci posso mettere di tutto. Allora, vediamo che ci posso mettere. Ci potrei mettere... Ah ragazzi, mi è arrivato il Pharmagan, vecchia linea qua. Profumazione, ragazzi, elegantissima, buonissima, ce n'è in mezza perché mi sono riempito la boccetta vintage, il boccione, spettacolo ragazzi, una profumazione elegantissima ad altri tempi, mentre quando vi ho detto che c'ha l'altro Pharmagan, questo qua è simile a questo, però la profumazione è più forte e c'è una bella tocca di menta, stavo dicendo, fango, dislessia, un bel tocco di menta, infatti si differisce da quello perché c'è scritto After Fresh. Ragazzi, è spettacolare, sono combattuto. Questo, quale mi metto? Federico Mami, ciao carissimo. Niente ragazzi, questo è il motivo perché io mi incazzo quando io mi devo fare la barba, devo avere la crema e l'after, perché poi mi devo andare a spaccare il cervello con quale after me. Ciao Leo, ciao carissimo,
Oppure potrei mettere una buona menta. Proraso verde, vediamo. Buona pure, questa mi piace, questa proraso qua. Oppure potrei mettere il freddo del ciniello. Tac. Vediamo. Mentolo a tutti gli effetti, proprio cristalli di mentolo a tutti gli effetti. Che mi metto? Vado. Ma sì, ragazzi, vado di farmaca alla menta. La menta di questo farmaca non è fortissima, però è molto piacevole. Calcolate che è un profumo, o perlomeno un after, che girava negli anni 80, 90 nei saloni di un certo livello, e quindi è molto elegante, una profumazione molto particolare. Questa acqua verde, se avete modo di sentirla, odoratela prima, perché ha una profumazione particolare. Quella lì ve la consiglio subito perché è buona, sono, diciamo, con le linee olfattive che vi ho sempre indirizzato. Questa qua è strana, a me piace, e mi piace pure la menta, perché non è una menta, diciamo, di quella forte che ti fa diventare la faccia ghiacciata. Perché sono belli i mentoli forti, ragazzi, però non mi nascondo che poi dopo hai l'effetto calore. E onestamente è bello i primi 3 minuti, poi dopo quell'effetto calore onestamente mi dà fastidio. Quindi preferisco. No, profumazione incredibile, ragazzi. Provateli questi farmaca. Sono difficili da trovare, io l'ho trovati su eBay, perché non si trovano da nessuna parte. Sono vecchi after che si usavano una volta, ma sono strepitosi. Se c'è qualche vecchietto, qualche vecchio negozio dalle vostre parti e avete modo di sentirli, questi qua, la linea quella classic e quella trasparente, prendetela a occhi chiusi perché è buonissima, piacerà a tutti sicuro. Su questo verde, ragazzi, non lo so come vi può piacere, come non vi può piacere. La faccia è un velluto, ragazzi. Post rasatura di queste creme pronte sono incredibili. Ovviamente, a quanto ho capito, sono cariche di siliconi, c'è l'inferno. Sono anche gli oli essenziali, per carità. Specialmente questa qua, perché mi sono un pochettino documentato su queste creme pronte quando mi è arrivata quella della Lush. Sono, diciamo, le migliori creme che ci sono in circolazione per quanto concerne queste creme istantanee da rasatura. E quindi le loro scorrevolezze a livelli così alti sono date dagli oli essenziali e da una particolare sostanza siliconica che non riesco a decifrare che cos'è. Magari se qualcuno di voi che è bravo, che ce n'è bravo e me lo sa spiegare che cosa è, capisco che è un qualcosa siliconico. Però la maglietta è strepitosa, ragazzi, ve la faccio vedere. Queste le box che si facevano tempo fa, che ancora si fanno. Contattatemi se volete qualche box parte. E quindi nulla, arrivato tardi, ciao. Niente, sei arrivato per la descrizione, poi te la guardi in differita. Io ho finito questo video, come sapete lo carico su YouTube. Io vi ringrazio per tutte le adesioni alle persone che si stanno iscrivendo al canale, incredibile, ragazzi. Spero che per fine mese arrivo a 1000 iscritti. Quindi chi di voi non l'ha fatto, ragazzi, iscrivetevi, perché ormai è un traguardo che voglio raggiungere. Non cambia nulla, però è la soddisfazione che siamo a 920, mi pare. Io ti ringrazio per lasciati che io ci provo. Ciao Demetrio, ciao cuginetto. Allora, ragazzi, cosa abbiamo provato questa sera? Questa sera abbiamo provato Joe Slow, crema rapida da rasatura. Si presenta come un cremone rosa. La profumazione praticamente è rosa e menta. Sembra una cosa da non potersi sentire, invece è molto piacevole, perché la rosa ti dà l'eleganza, la menta ti dà quella soddisfazione in faccia, però non è una menta forte, quindi è una menta piacevole che si accompagna bene sulla rasatura. Non hai quell'effetto ghiaccio che siamo abituati, tipo il fine, oppure che ne so, il freddo di dorato, eccetera eccetera. Questo, diciamo, è da gentleman. La scorrevolezza del prodotto, ragazzi, è incredibile. Questa sera abbiamo usato il Vanta, perché me l'avete chiesto di usare uno Chavette. Io onestamente con gli Chavette sono un po' litigato, ragazzi. Io ho questo, ce n'ho un paio, ve ne faccio vedere i primi che mi vengono tra le mani, se li trovo. Non li trovo, ma lo trovo. Tipo, vi faccio vedere la differenza, lo vedete questo qui?
Guardate un po', vi faccio vedere le differenze. Vedete che qua sotto finisce a punta di lametta. Quindi se magari non avete l'angolazione giusta, vi prendete, io con tutto chiuso in mano libera, se io ci sto distratto, mi piglio con questo qua. Invece col Vanta, essendo che ha le punte arrotondate, vedete che ha le punte arrotondate, c'ha il margine di fotterti meno. Ti fotte lo stesso, però diciamo vai molto, ma molto più tranquillo. È saputo usare, come questa sera ragazzi vi regala delle barbe importanti se siete amanti dello sciavetto. Voi lo sapete, io amo in mano libera, però ha anche il suo perché. Stasera l'ho usato per piacere vostro. Questo qua, la lametta si esce a binario. Guardate qua, vedete il binario? La lametta va incastrata nelle sue asole, qua. Mentre questo qua si apre il suo sportellino, si mette la lametta spezzata e si chiude. Semplicissimo. Poi, dopo la rasatura, visto che mi sono fatto qualche red point dovute, ragazzi, non a né alla scorrevolezza del prodotto né alla lametta, sono io che momentaneamente ho tutta questa irritazione in faccia e sono convinto che è questione o di alimentazione o le punture che sto facendo. Però passerà, passerà. Quindi, per chiudere direttamente il red point, ciao cugino, un abbraccio dal Lido Presidente, carissimo! Grande Lido Presidente, ma ci devo venire in questo Lido, perché ne parli così bene, che fa venire la voglia di andare a mare e sdraiarsi in quel lettino. Poi con te, cugino, ci divertiamo, perché i caccamo della gente, ragazzi, della gente. Sono di parte, lo so. Vi dicevo, non metto più l'allume a pietra, perché per me ormai nel 2019 mettere la pietra... Metisol. Allume di rocca liquido con più emolienti, causticanti e pure rigeneranti per la pelle. Istantaneamente, dove ti sei fatto il red point o il piccolo taglietto, te lo metti e ti chiude tutto. Molto più igienico della pietra, che magari non ha mai la pietra la sua custodia o una plastica da avvitare, ma è una cosa squallida. Qua c'è una bella boccetta elegante. Dove si compra, ragazzi? Andate su internet e guardate un po', date un'occhiata. Io qualche sito l'ho scritto. Il Metisol l'abbiamo usato come after. Ero indeciso tra usare tra il Pharmagan, che finalmente mi è arrivato perché l'ho trovato, quello vintage, boccettina qua, profumazione elegante, buonissima, questa ve la consiglio, se lo trovate da qualche parte ragazzi prendetelo, costa una ciufolata, un 15 euro, però la profumazione è grandiosa, elegante, non è molto persistente, ma ragazzi è un after, proprio lo si dice, è un after e dura il tempo che deve durare un after, ma è buonissima. Invece questa sera ho usato l'altra tipologia di after, che la profumazione si avvicina al Pharmagan, però ha un sentore erbaceo, il verde, c'è scritto che il costruttore dice che il verde di questa boccetta è data proprio dalla clorofilla di un'erba particolare che c'è proprio dentro l'after. Io stasera me lo sono sparato senza pietà, perché questa profumazione di questo farma è molto particolare, questa verde si avvicina molto a quella, però ha questa nota tipo erbosa, strana. L'ho fatta sentire a più persone, a non tutti è piaciuta, quindi questa qua ni, a me piace, quella magari ve la consiglio. Momentaneamente l'ho trovata disponibile su eBay, mi pare che arrivi dall'Austria, non mi ricordo. Se avete modo di prendervela, provatela, perché è strepitoso. No, non me ne spruzzo più, basta, basta. Sono poi, invece di fare profumo e essere fresco, faccio solo puzza. La direttina ce la siamo fatta, la compagnia ce la siamo fatta, ragazzi, mi raccomando, scrivetevi sulla pagina YouTube. Portate amici nel gruppo, condividete la nostra passione. La barba me la sono fatta, sono a pezzi ragazzi, non mi nascondo che non penso che in faccia pure si vede che non sono perfettamente in forma. Spero che non mi salga il dolore della sciatica questa sera, visto che ero bello tranquillo ed è ritornato all'attacco, e niente, perché è molto fastidioso, si soffre, mi sta portando veramente noia. Infatti ora vediamo un pochettino di... Ciao Gianluchino! Che dritta che mi hai dato con quelle rapide, ragazzi. Ho trovato una lametta che è strepitosa. 100 confezioni, caro. No, 1, 2, 3, 4, 100 confezioni prese. Con questa lametta qua mi hai aperto un mondo. Ciao Erika, bacini. Mi hai aperto un mondo con questa lametta. È dolcissima. Ciao Francesco. È una lametta che consiglio, specialmente che è entrato il cognatino che è barbiere. Se hai modo di acquistare queste lamette, provale.
perché sono di un tagliente strepitoso che secondo me ogni barbiere deve fare praticamente la mano per usare questa lametta, perché sono di un tagliente incredibile. Sono molto ma molto ma molto resistenti all'usura, quindi secondo me già con una lametta di questa qua si possono fare anche 2-3 barbe, secondo me, o perlomeno se c'è qualche, fatti una barretta e riposa, lo so, andò, io ci provo. Se ci sono certi barbieri che la usano per fare il collo, che hanno bisogno proprio, sai, dello sciavette che sia bello veloce e scorrevole, con questo qua non potete perdere, perché viaggia a 2000 questa lametta. Morale della favola dritta che mi ha dato il buon Gianluca, io i prodotti stasera ve l'ho fatti vedere, questa altra crema rapida, pronta, promossa a pienissimi voti, ragazzi, promossa a pienissimi voti, sono spettacolari queste creme, diciamo, istantanee. Ho la pelle come posta rasatura, che è tanta tanta roba, è un velluto, ragazzi. Questa sensazione qua me la danno pochissime creme a montaggio in viso. E parliamo sempre di creme piani alti, però non capisco, birretta sì, me l'ha scritta il dottore, birretta e sigaro fuori, ragazzi, è patrimonio dell'UNESCO, quella è il mio medicinale, il mio toccasana, che non mi può toccare nessuno. Poso lo sciavettino, lo poso con voi, così stiamo altri 2 secondi, perché voi lo sapete, mi viene la malinconia, no? Non mi va di fare niente, la lametta la tolgo, sperando che non mi faccia una mano, la avvolgo nella carta igienica, tac. Un consiglio, una bottiglia di Ferrari Rosé, e tu lo sai che mi piace a me il Ferrari Rosé, perché bastardo me l'hai fatto conoscere tu. Io sono un amante spudorato di tutti gli champagne, ragazzi, non è che ne capisco così tanto, ma nel momento in cui ho provato il Ferrari Rosé grazie al Conte Max, che è un grandissimo conoscitore e bevitore di vini di alta fascia, io onestamente il Tavernello, ma tu mi hai fatto conoscere cosa vuol dire il vino quello eccezionale, e non vi nascondo che quando ho provato il Ferrari Rosé mi si è aperto un mondo, perché io lo trovo strepitoso. Ciao, minchia, ma come si deve fare con te con sto pacco che mi è tornato indietro, ragazzi, mamma mia. Giorno 19 c'ho l'incontro col direttore della posta per chiarire perché questo pacco mi è tornato indietro, visto che è partito dalla posta tranquillamente, tutto spedito, si poteva spedire tutto, e mi è tornato indietro 40 euro per spedire, bastardi. Comunque saprò come fare e come muovermi, appena che mi rimborsano i soldi ti giro la spedizione di HL, perché avevo piacere che in America di farti provare il Fotonico 22. Ragazzuoli, vi lascio perché c'ho un medicinale da prendermi, birra messina a cristalli di sale e sigaro, che dirvi, ci sentiamo, grazie della compagnia. Massimiliano, complimenti per il prodotto, ti ripeto, manca a farlo apposta, ne avevo provato uno similare, visto che tu hai provato questo qua e ti posso dire che è buono, perché l'effetto mente è pure piacevole, prova quello della Lush, perché è veramente a sti livelli qua, e a questi livelli qua ti lascia un posto a rasatura e una pelle che tra 4 giorni andrai in Spagna, devi venire in Sicilia, ciao, devi venire qua a Palermo a trovarmi il buon Ciapo, ragazzi, vienimi a trovare in Sicilia, Ciapo. Perfetto, che non si gira, ma chi se ne frega, me lo pettino con la spazzoletta. Grazie a te ne sto producendo 1000 pezzi, che spacchia vaffanculo, è micidiale, ragazzi. Queste creme istantanee sono belle, però vi ripeto, secondo me distruggono quell'impatto olfattivo che sia con la schiumata. Però se uno va di fretta e si vuole fare una bella barba in maniera molto veloce e senza tante pretese di pennello, schiuma e tutto quello che ci gira attorno, ragazzi, vi fate una barba incredibile, perché io sono liscissimo e il post rasatura è tanta roba. Spero che qualcuno di voi del gruppo, tipo il buon Antonio Lombardo che ci sta seguendo, se ti vai a leggere l'inci di questo prodotto, visto che tu sei geniaccio di tutte queste storie qua, mi spiego un pochettino come funziona sto fatto che leggo un siliconic nell'inci. La mia compagna ti ringrazia per la scoperta della Lush. Sì, perché ho visto, allora, dopo che io ho fatto la diretta, visto che non conoscevo questa azienda Lush, ho visto che ci sono donne che si mettono questa crema qua nelle gambe per rasarsi, ed ha una scorrevolezza incredibile sto prodotto, quindi sono sicuro che funziona alla grande.
non glielo fate sentire a mia moglie, perché sennò me lo fotte e siamo fottuti, perché me lo consuma tutto. Mi sto pulendo il rasoio. Vanta, ragazzi, è grazioso veramente, perché col fatto che la lama rimane tra questi due binari tondi, diciamo, vi aiuta a non scorticarvi se magari non avete la mano tanta con lo sciavetto. Qualsiasi buon sapone da barba alla Spagna. Non ho capito, Shinapo, è che purtroppo il translator scrive quello che cavolo vuole, ogni tanto è un casino per capirsi. Poso il Metisol. Io, ragazzi, che dirvi? Non mi dilungo più perché sennò poi divento ripetitivo e poi comincio a sparare minchiata a ruota senza, come se non ci fosse un domani. Anche perché già mi vedete in faccia, mi sto trasformando, sento già nella gamba, boom, 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 sta incominciando a partire la sciatica. Mi sono fatto il contropelo, cosa che non faccio mai. Quindi sicuramente domani non si diretta, perché non ho la barba bella uscita per come piace a me. Ragazzi, grazie a tutte, iscrivetevi al canale di YouTube e ci vediamo con un altro prodottino. Crema rapida, no, no, stavolta proviamo una bella crema da barba a montaggio col pennello, che ha tanto tempo che non mi faccio una bella barba con una bella. Vuole sapere la marca? Vuole sapere una marca buona di saponi spagnoli Mirsol. Anche se a me, non ti nascondo, il sapone non mi è piaciuto tanto, ma non perché non era buono, perché quando mi è arrivato mi sono fatto delle sbarbate incredibili, che la profumazione è uguale a tutti i Mirsol provati. Quindi, se ti piace l'acqua balsamica, l'acqua lemon, la plastic, è uguale. Solo che dopo un mesetto che erano fermi in ciotola, si sono scomposti, si erano divisi in due gelatine. Una la toccavo col dito, era la parte, diciamo, schiumosa, quella che schiuma. L'altra invece l'ho toccata, era la concentrazione del profumo. Non mi ha fatto impazzire questa cosa, però per amore di non buttarli, ho preso il culo del cucchiaino, diciamo il manico del cucchiaino, gli ho dato una rimescolata, diciamo l'ho ricomposto e ha funzionato perfettamente. Quindi, Mirsol, se non ti fa incazzare sto fatto che magari col tempo si scompongono e li devi rimescolare, Mirsol, sono eccezionali. Una buona meccanica, ovvio, non sono prodotti di fascia altissima, ma sono delle buone creme da barba, nulla da dire. Specialmente con le profumazioni, se ti piacciono i Mirsol come a me. Mandami la foto dell'incidente del sapone, appena che finisco, Antonio, sì. Ragazzi, chiudo perché sta salendo il dolore e devo smettere, che sennò. Vi abbraccio, continuate a scrivere, io appena che mi sistemo un pochettino vi rispondo ai messaggi. Ragazzi, la buona serata, ciao Erika, ciao Tommaso, ciao Antonio, ciao Massimuccio, complimenti, bella dritta, il prodotto c'è, ma la lascia, vedi che è uguale, eh? Questa ha una buona profumazione rosa e menta, ma siamo lì. Vi saluto ragazzi, la buona serata, grande.